Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Una nostra Mellon mi aveva chiesto il mio parere sulla pietà in Tolkien e quindi di provare ad analizzarla in un mio video, e così io ho accolto la sua proposta e ho provato in questi giorni ad analizzarla leggendo il libro, vedendo la trilogia e leggendo le varie lettere. Tu ti sei mai chiesto perché è importante la pietà in Tolkien, o meglio, cosa rappresenta la pietà in Tolkien? Secondo me la pietà in Tolkien è un elemento fondamentale in tutto il racconto ed è quindi un pilastro principale di tutta la storia. Penso che senza di essa non ci sarebbe stata la storia così come la conosciamo. E se non fosse stato per la pietà di Frodo nei confronti di Gollum, sicuramente quest'ultimo avrebbe cercato di impadronirsi dell'anello molto prima e quindi probabilmente Frodo e Sam sarebbero stati costretti ad ucciderlo. Quindi probabilmente, arrivati alla voragine del Monte Fato, la missione non si sarebbe compiuta. Ma a parer mio non sarebbe neanche riuscito Frodo ad arrivare al Monte Fato, perché commettendo un atto così vile, ovvero uccidere Gollum anche se per pura difesa, è molto probabile che l'animo di Frodo si sarebbe corrotto prima alla volontà dell'Oscuro Signore. È per questo che reputo la pietà di Frodo nei confronti di Gollum un gesto molto, ma molto importante, perché tramite la pietà l'animo di Frodo ha potuto contrastare maggiormente la forza dell'anello, così che l'animo di Frodo potesse essere ancora più resistente, la sua volontà a farsi ancora più forte per contrastare Sauron e arrivare soltanto alla fine a non sopportare più questo fardello, questo tormento, questo supplizio. Ed è appunto grazie alla pietà se Frodo riesce a portare al termine la missione, anche se di fatto ha fallito, perché il fatto che Gollum sia arrivato alla voragine del fato e si sia impadronito dell'anello, e il fatto di aver danzato per la vittoria, di aver conquistato nuovamente l'anello e così scivolare e cadere poi nella voragine del fato, ha fatto sì che Frodo potesse portare al termine la missione e quindi salvare la contea e la terra di mezzo. Ma perché Frodo decide di avere compassione per Gollum? Nel loro primo incontro si vede Frodo che ricorda le parole di Gandalf riguardo a Gollum. Vorrei che Bilbo se ne fosse sbarazzato quando ha avuto l'occasione. E Gandalf gli risponde con la bellissima frase del: molte delle persone che vivono meritano la morte e molte delle persone che muoiono meritano la vita. Sai tu decidere a chi è concessa, possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Come se Gandalf gli avesse suggerito di avere pietà di Gollum perché probabilmente aveva ancora qualche compito da fare prima che tutto finisca, Frodo ha voluto seguire questo suo consiglio in quanto suo mentore. Decide comunque di continuare ad avere compassione per di lui perché sa cosa l'anello gli ha fatto, cosa ha dovuto subire per tutti quei quanti 500 anni, credo, cosa ha subito per colpa dell'anello, così come si vede nel film quando Sam e Frodo discutono. Tu non sai cosa l'anello gli abbia fatto e io devo credere che possa essere ancora recuperabile, perché Frodo è come se, vedendo Sméagol, abbia paura sicuramente di poter finire come lui, e anche perché, e a parer mio, si sente anche in colpa e in dispiacere per lui, perché non è giusto che una persona si debba corrompere e arrivare ad essere ridotta in quello stato per colpa di un signore malefico, malvagio, che gli ha corrotto ancora di più l'animo. Anche se sì, il professore dice che Sméagol era un hobbit già improntato ad essere malvagio, ciò non significa che anche una persona dall'indole cattiva, malvagia, non possa redimersi, non possa essere toccata dalla luce della pietà e della speranza e dell'amore. E quindi penso che
che Frodo abbia percepito il lato bisognoso di Sméagol e abbia percepito questa sua possibile redenzione. E quindi sperava che una volta distrutto l'anello, Sméagol potesse tornare ad essere l'Hobbit che era. E sono anche convinta, come avevo anticipato prima, che il fatto di sapere che potrebbe compiere azioni malvagie contro la propria volontà, perché è a conoscenza del fatto che più va avanti e più una parte di sé viene meno, decide di compiere azioni benevole, quindi mostrare la parte migliore di sé, così che l'anello non prenda il sopravvento con tanta facilità. E così come si vede nel film, nella scena dopo la tana di Shelob, che viene aggredito da Gollum, lì per lì hanno una colluttazione, è quasi lì intento a strangolarlo, probabilmente tentato dai pensieri ammaglianti dettati dall'anello, che probabilmente gli avrà suggerito di sbarazzarsene, visto che comunque aveva tentato alla sua vita. E quella scena ci mostra che, avendo compassione per Sméagol, anche in una situazione di quel tipo, permette a Frodo di non essere succube dell'anello. E quindi sono molto convinta che quella scena mostra appunto il potere della pietà contro l'influenza dell'anello. Però cosa ci può dire di concreto il professore riguardo alla pietà? Ciò che ci suggerisce il professore dalla lettera 181 è che ogni persona è costretta a subire il fascino della tentazione, e secondo il professore l'unica cosa che possiamo fare è comportarci al meglio, così che la nostra anima possa essere salvata nel momento del bisogno. Quindi comportarci bene anche nei momenti più difficili, anche quando per esempio ci offendono, anche quando per esempio qualcuno ci fa del male, così come per esempio Frodo, anche quando Gollum ha tentato di ucciderlo e sbarazzarsi di lui, fa sì che il nostro animo, e così quello di Frodo, possa essere salvato nel momento del bisogno. Così come a Frodo sono arrivati i frutti della sua compassione verso Sméagol proprio nel momento in cui ha ceduto alla tentazione. E così come ci sottolinea ancora una volta nella lettera 191, dove ci dice che Frodo viene appunto salvato dalla misericordia per via delle azioni benevole e del suo comportamento ammirevole che ha avuto nel corso della sua vicenda, di cui ti lascerò l'estratto in descrizione così che tu possa leggerlo comodamente sulla tua sedia. Ma comunque ti suggerisco nuovamente di acquistare il libro, perché è un'ottima lettura in caso in cui tu non l'avessi già a casa. E come ci puntualizza anche nella lettera 192, la misericordia che mostra Frodo nei confronti di Sméagol è un sentimento provato dal cuore. Infatti, come ci dice nella lettera, non bisogna avere misericordia di qualcuno perché potrebbe essere utile poi in futuro ricevere i doni della misericordia, e quindi giocare d'astuzia e dire magari mi comporto così benevolmente così che il mio animo possa risultare più nobile e generoso, e quindi io ricevere dei doni inaspettati da parte dell'universo, da parte della provvidenza, o come la vuoi mettere tu, perché se no non si avrebbe lo stesso tipo di effetto positivo. E sicuramente per il professore la pietà è un sinonimo di nobiltà. Il fatto di avere compassione fa sì che il tuo animo ne risulti più nobile, perché ti permette di comprendere maggiormente tutto ciò che ti circonda. Nulla è così semplice come sembra, è tutto molto più complesso di quanto ci si possa immaginare. E il fatto di avere quindi compassione e misericordia ci permette di elevare il nostro spirito fino alle terre di Valinor. Così come il professore ci dice anche in quest'altra lettera, è un libro che emana misericordia dall'inizio alla fine, e in cui l'eroe principale, alla fine, è spogliato di tutte le armi tranne della sua volontà. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Non ci indurre in tentazione,
ma liberarci dal male è ciò che rappresenta maggiormente, secondo il professore, la scena sul Monte Fato, perché appunto Frodo alla fine viene tentato, cosa che, come abbiamo visto, secondo il professore, è inevitabile che qualcuno si sottragga a questo destino di cedere alla tentazione, per poi venire liberato e quindi salvato da essa, così come appunto dicono i versi della preghiera: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E grazie a Dio il professore non sa che il nuovo papa stava per cambiare questi versi. Chissà come avrebbe reagito. Però vabbè. Quindi secondo me, tramite Frodo e quindi tramite le sue azioni e quello che gli succede al Monte Fato, ci ha voluto comunicare che bisogna cercare di fare del proprio meglio, bisogna cercare di comportarci al meglio con il tempo che ci viene concesso. Sì, Gandalf, mi sto riferendo a te con le tue magnifiche parole, soprattutto nei momenti più difficili, quando magari siamo tentati di rispondere a tono alle offese, quando magari siamo colti dall'invidia o dall'ira. Dobbiamo cercare di porgere quindi l'altra guancia e quindi cercare di metterci nei panni degli altri, di chi ci sta accanto, di chi incontriamo, perché non sappiamo quale fardello questa persona abbia sopportato per tanti anni o quale fardello sta portando in quel momento, e cercare di avere compassione e misericordia per queste persone farà dei doni meravigliosi al nostro animo e probabilmente donerà la luce a queste persone, facendogli illuminare l'animo e il cuore, così come stava succedendo a Sméagol grazie alla benevolenza di Frodo. Così noi possiamo fare lo stesso con le persone che incontriamo, donargli un po' di luce e magari riusciremo a salvarle in qualche modo o comunque farle stare bene per un attimo. E trovo che sia davvero un messaggio bellissimo, e so che possa essere ripetitiva, ma è vero, perché per te non è un messaggio bellissimo, cioè non è bellissimo il modo in cui si comporta Frodo nei confronti di Sméagol, cioè avere una forza che ha lui di comportarsi così, di porgere l'altra guancia a qualcuno che ha tentato di ucciderti, a qualcuno che probabilmente cercherà di farti del male soltanto per avere ciò che per lui è più caro. È da ammirare come cosa, perché non tutti riescono a comportarsi così. Faccio fatica anch'io a comportarmi così, perché molte volte siamo tentati di comportarci facendoci guidare dalle emozioni che proviamo, che molte volte sono ira, invidia e disprezzo. Così come dice il prof, siamo tutti destinati a cadere in tentazione. Però se nel nostro piccolo riusciamo a fare del nostro meglio, possiamo sentirci fieri di noi stessi perché abbiamo fatto una cosa giusta, anche se magari in un primo momento ci può far pensare "ma chi me l'ha fatto fare?", per poi essere trattato malissimo. Però sicuramente tiene a bada il lato oscuro di noi e sicuramente vedremo i frutti quando sarà il momento. E questo è quello che io sono riuscita a dedurre, è quello che il professore ha voluto lasciarci e quindi raccontarci tramite le lettere e quindi le sue testimonianze. Riprendendo la domanda che ci ha fatto all'inizio del video, secondo te perché è importante la pietà nel Signore degli Anelli, e soprattutto cosa ne pensi tu riguardo alla pietà nel Signore degli Anelli? Insomma, cosa ti ha comunicato a te l'atteggiamento di Frodo nei confronti di Gollum? Fammi sapere, perché sono molto curiosa. Seguirà probabilmente un approfondimento con la mia amica Nenia, che sta preparando qualcosa di davvero molto speciale riguardo a questo tema, perché lei ci tiene moltissimo. Quindi se vuoi rimanere aggiornato per quanto riguarda questo approfondimento, ti invito a guardare il mio Instagram e ti invito anche a iscriverti al mio canale, così che tu possa sempre rimanere aggiornato con altri video a tema tolkieniano e di tanto in tanto anche riflessioni sulla vita e sull'esoterismo, ma soprattutto riguardo il mondo nerd e tolkieniano. Ti invito a lasciare un like o una condivisione se ti fa piacere e te ne sarò grata. Con la pietà invece è tutto, almeno per adesso, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon.